Operazione Mille Fiori, arrestati dalla polizia altri tre nigeriani. Avevano in casa ovuli di eroina. Accordo tra comune e provincia per una nuova rotatoria a Finile di Fano. A marzo l'avvio del cantiere e dentro l'estate la fine dei lavori. Sperimentazione in Viale Dante Alighieri a Fano. Dopo le polemiche l'assessore Brunori fa chiarezza. Nessun passo indietro, assicura. Lavoriamo in funzione delle esigenze. Via la pista ciclabile, resta un percorso pedonale protetto da paletti. Carnevale di Fano chiude col botto, tutto esaurito per la sfilata pomeridiana in Viale Gramsci, folla anche per il corteo dedicato ai bambini, domani l'ultimo appuntamento con Giotti Vannelli, il rogo del pupo e l'estrazione della lotteria. Il sindaco del Carnevale Daniele Gaudenze ha scelto i suoi assessori, il presidente del consiglio è il Voulot. Dopo il telegiornale torna Primo Cittadino in diretta negli studi di Fano TV, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, giornalisti marchigiani in lutto per la morte di Dario Gattafoni, scomparso oggi pomeriggio tra l'abbraccio della sua famiglia nella sua casa. Aveva da poco compiuto 70 anni, ha guidato l'ordine dei giornalisti delle Marche dal 2011 fino al 2017 ed è stato presidente nazionale della commissione giuridica e nell'ultima consiliatura anche presidente della commissione ricorsi nazionale. Stava lottando da tempo contro una grave malattia ma era rimasto sempre un punto di riferimento per tutti. I funerali si terranno mercoledì 22 febbraio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Apparente a Civitanova Marche. Prosegue l'attività della Polizia di Stato nell'operazione Mille Fiori che nei mesi scorsi ha già portato a un arresto, all'esecuzione di 13 custodie cautelari e 6 divieti di dimora nei confronti di cittadini nigeriani ritenuti responsabili di svolgere attività di spaccio di eroina per lo più all'interno del parco pubblico Miralfiore. In tale contesto il personale della squadra mobile diretto da Paolo Badioli ha arrestato un'insospettabile coppia di nigeriani residente nel comune di Montelabate. Nel loro appartamento sono stati rinvenuti 70 grammi di eroina, il materiale per la preparazione delle dosi e 4.000 euro in contanti. La perquisizione poi è stata estesa al fratello dell'uomo e in uno spazio ricavato sotto un letto gli agenti hanno trovato 330 grammi di eroina già confezionati in ovuli. I tre stranieri sono stati portati a Villa Fastigge. Questa mattina il GIP del Tribunale di Pesaro ha convalidato gli arresti disponendo la custodia cautelare in carcere per i due uomini, la donna invece è stata rimessa in libertà. Passiamo ai lavori pubblici nel comune di Fano. Nel quartiere di Fenile entro l'estate verrà realizzata una nuova rotatoria all'altezza del distributore di carburante. Ora sentiamo tutti i particolari nel servizio di Massimo Foghetti. Si rinnova la collaborazione tra comune e provincia per rendere più sicura la viabilità sulla provinciale per Carignano, quell'arteria che, seguendo il corso della Zilla, collega la periferia di Fano partendo dal quartiere della Trave, si dirige a Fenile, poi verso Carignano e Santa Maria dell'Arzilla. Dopo la realizzazione della pista ciclabile, ora i due enti intervengono per mettere in sicurezza uno degli incroci più pericolosi della provinciale, quello alle porte della frazione venendo da Fano, dove purtroppo si sono verificati molti incidenti, alcuni dei quali con gravi conseguenze. Per il comune di Fano hanno illustrato l'intervento prossimo alla realizzazione l'assessore alla viabilità Barbara Brunori e il sindaco Massimo Seri. Un'infrastruttura strategica, proprio ricordavamo, perché si snoda su un attraversamento di un centro abitato di Fenile che, dove naturalmente c'è un grosso rischio di promiscuità, proprio perché la mobilità è dovuta un po' alla velocità, tanto che sono state fatte delle rilevazioni ed hanno evidenziato un traffico importante e ad alta velocità. Si realizzerà una nuova rotatoria che favorirà sia l'accesso al centro abitato ma modererà sicuramente la velocità in quel tratto e darà anche continuità a quella che è la pista ciclabile che abbiamo realizzato ed illuminato, quindi continuerà sul tratto del distributore per poi accedere quantomeno alla parte commerciale che è limitrofe. Di quant'è l'investimento e come saranno i tempi? 225.000 euro suddiviso in 87.500 euro da parte della provincia, il restante è intervenuto il comune di Fano anche alla luce dei maggiori costi e diciamo che la partenza lavori dovrebbe avvenire intorno a marzo e concludersi entro l'estate. Si chiude un cerchio di impegni
soprattutto che va a dare garanzia ai pedoni, ai ciclisti e va a regolarizzare e a rallentare anche il traffico in quel punto cruciale del quartiere. Partner del comune, come abbiamo detto, è la provincia. A Maurizio Gili, responsabile del servizio viabilità, abbiamo chiesto di illustrarci dal punto di vista tecnico le caratteristiche della infrastruttura. Abbiamo progettato una rotatoria nel sedime attuale dell'attuale intersezione e con un raggio con un diametro di circa 32 metri, quindi agevole anche per svolte anche di mezzi di un certo ingombro, e presenta un transito anche di qualche migliaia di veicoli giornaliero. La rotatoria prevede anche la realizzazione di un ulteriore tratto di pista ciclabile a fianco dell'area di parcheggio del distributore, per consentire la prosecuzione della pista ciclabile già realizzata da Fano, che termina proprio in quel punto, termina proprio nel punto di criticità tra le due strade. Per cui si è pensato di mettere un attraversamento in sicurezza, quindi con dispositivi anche luminosi, e consentire un attraversamento più sicuro e più visibile, e proseguire il percorso ciclopedonale verso l'interno, fiancheggiando l'area dei parcheggi del distributore. Questo consente poi agli utenti deboli di inserirsi nel tessuto urbano più a monte e non lungo la strada comunale, che è attualmente molto pericolosa, proprio per le sue ridotte dimensioni geometriche. E l'assessore Brunori oggi ha fatto chiarezza anche sulla sperimentazione di Viale Dante Alighieri, perché si sta pensando di eliminare la pista ciclabile istituita di recente e lasciare alcuni parcheggi un percorso pedonale. Era una sperimentazione e così è stata trattata. L'istituzione di una pista ciclabile insieme a una pista pedonale in Viale Dante Alighieri si prefiggeva lo scopo di favorire la mobilità dolce, così come era stato richiesto da non pochi residenti. In realtà i primi giorni di esecuzione hanno richiesto alcune modifiche anche sostanziali, come l'eliminazione della pista ciclabile, il che ha motivato il Comune a dei ripensamenti, ripensamenti che la Lega ha paragonato come un passo indietro. Queste le precisazioni dell'assessora alla viabilità Barbara Brunori. Nessun passo indietro, anzi è un passo in avanti. Un passo in avanti semplicemente perché non si rivede e non si ritorna alla situazione originale, ma proprio la scorsa settimana, fine settimana, sono stata contattata alla luce della sperimentazione che è in corso da alcuni residenti ed esercenti, e soprattutto esercenti che lamentavano che a distanza di così pochi giorni comunque avevano avuto dei riflessi negativi all'interno delle loro attività. Motivo per cui ci siamo adoperati insieme con un rappresentante di quelli che erano i sottoscrittori di quella vecchia perizia e anche appunto dei commercianti presenti, di ragionare insieme anche all'ufficio tecnico su quelle che potevano essere delle seconde opportunità. In questo momento stiamo valutando, ripeto valutando, perché ancora tecnicamente poi i tecnici si devono mettere seduti, e quindi stiamo valutando la possibilità di mettere in sicurezza i pedoni, perché è l'obiettivo originale, quanto esposto dal prefetto, ricordiamo, un anno fa, che ci chiese proprio espressamente di mettere in sicurezza i pedoni all'interno di quell'arteria. Bene. Allora, con questo secondo, con il piano B che stiamo pensando, questo accadrà, perché di fatto verrà realizzato, in attesa di un eventuale marciapiede, un percorso pedonale proprio di fianco alle abitazioni, quindi sul perimetro delle abitazioni, che sarà, come dire, circoscritto da paletti. Questo permetterà ai pedoni di transitare in sicurezza, e di fianco metterci, naturalmente ridurre sicuramente i parcheggi, perché da 39 non arriveranno a zero, ma così facendo metteremo dei parcheggi in linea, probabilmente se ne riusciranno a stare 15, ma è forse quel polmone che tiene tutto in ordine, perché rientrerà all'interno della banchina, non ostacolerà più la carreggiata, che sarà libera da qualsiasi tipo di ingombro, e in questo caso i ciclisti, ahimè,
La pista ciclabile, purtroppo, essendo a riga continua, non può avere un parcheggio di fianco, per cui per regole del codice della strada non può essere realizzata e quindi i ciclisti saranno sulla carreggiata insieme alle auto, come succede in tante vie della città. Ripeto, questa è una sperimentazione. Non si torna mai indietro, si va sempre avanti proprio perché ci mettiamo sempre all'ascolto di quello che succede in un contesto. Un residente di Strada Comunale di Mezzo ha inviato una mail al comune di Fano per denunciare ancora una volta lo stato in cui versa la via. Ho osservato, ha scritto rivolgendosi all'amministrazione, che è stato apposto un po' di stabilizzato nelle numerose buche esistenti, meglio che niente, ma avete omesso la riparazione di un tratto di 150 metri in corrispondenza dell'ingresso dell'ex cava e almeno altri 200 metri a ridosso dell'incrocio con la strada che porta alla Nazionale Adriatica e al mare in corrispondenza dell'Hotel Playa. La cosa è ridicola, proseguito il residente, gli automobilisti forti della riparazione arrivano lì a velocità sostenuta e saltano sulle enormi buche con il rischio di perdere il controllo dell'auto. Ci spostiamo nel parcheggio di Via del Risorgimento, da dove ci è arrivata una videosegnalazione. Buongiorno a Fano TV, sempre per il parcheggio in Via Risorgimento. Oggi lunedì, non si vede nessuno che lavora. Come anche altri giorni, in settimana io ci passo tutti i giorni abitando qui. Guardate voi cosa significa, macchine parcheggiate dappertutto, file lunghissime fino a giù ai parcheggi, difficile trovare un parcheggio. Niente, questa è la situazione. Come detto già ieri nell'altro video, il sindaco Seri ha detto che per febbraio dovrebbe essere finito, ma non capisco perché non lavora nessuno. Ed ora apriamo la pagina del Carnevale di Fano collegandoci con il sindaco della manifestazione Daniele Gaudenzi, maestro della musica rabita, che oggi pomeriggio ha partecipato al consiglio del Carnevale insieme alla sua giunta. Allora Daniele, buonasera, intanto le chiedo come sta andando questa esperienza da sindaco e chi sono i politici che la stanno affiancando in questo breve percorso. Sì, sì, è finito il consiglio, hanno vinto gli assessori bambini e noi ci hanno spodestato praticamente. Ecco. Abbiamo qui con noi il presidente del consiglio comunale che è El Vloon. Buonasera. Poi abbiamo Cristofora Samantiretti, dalle stelle alle stalle l'assessorato. E poi abbiamo il pronipote di Vitruvio. Come si chiama? Penso Piano. Architetto Penso Piano. Detto anche Gran Poglione. Gran Poglione. Ecco, ma... È andata bene, è andata male. No, è andata bene. È andata bene. C'erano i ragazzi molto bravi. Il sindaco già si è dimesso dopo un giorno. Ma state pensando qualcosa per la città? Qui c'erano Gaia, Giorgia, Giulia. Cosa vuoi pensare? Noi abbiamo pensato delle cose molto belle, ma irrealizzabili. Sono molto irrealizzabili, però sarebbe stato bello farle, ma sono troppo irrealizzabili. Magari in futuro. Magari in futuro può darsi che quando Samantha andrà sulla Luna, andrà sulla Luna e vedrà anche se c'è qualche extraterrestre che ci può dare qualche idea per poter fare la città di Fano più bella che Pria. Comunque la Cristofora ha certificato di aver visto, faccio sgomberare l'aula, ha certificato di aver visto la Basilica di Vitruvio, giusto? Gran Poglione, sì, prego. Sì, sì, si sente? Dice di averla vista. L'ho intravista mentre ero su in orbita. Quindi c'è speranza. Simona, senti quello che dicono? Sì, sì, assolutamente. Lasciamo aperta questa possibilità. Stavamo ascoltando il racconto. Perfetto. Io vi ringrazio per questo collegamento, vi auguro un buon lavoro. Le camere, l'assemblea. Grazie, ci vediamo domani in piazza. Buon carnevale. Buon fine carnevale. Buon martedì grasso. E il sindaco più veloce d'Italia. Quest'anno abbiamo deciso di bruciare il volume e non il pupo. Vi voglio bene uguale.
Ciao. Grazie ancora. E domani pomeriggio il sindaco del Carnevale dovrà riconsegnare le chiavi della città al vero sindaco, Massimo Seri. Infatti il Martedì Grasso chiuderà di fatto il periodo carnascialesco alle 15.45 in piazza 20 Settembre. Ci sarà prima un'esibizione di pizzica e poi quella di giovani artisti fanesi, Asia Antonietti e Giuditta Polderi, che omaggeranno Fanno con una canzone. Alle 17.30 in programma la riconsegna delle chiavi, a seguire un DJ set con Giotti Vannelli. La sua esibizione live anticipa il rogo del pupo e l'estrazione dei premi della lotteria. In attesa degli ultimi appuntamenti del Carnevale, vediamo com'è andata l'ultima domenica di sfilate nel servizio di Filippo Pucci con le interviste di Cristiana Guerra. Il sole e le alte temperature favorevoli di ieri hanno regalato una giornata da sold out per l'ultima sfilata del Carnevale di Fano. Sono stati ben 14.425 le persone intervenute da tutte le regioni d'Italia e anche da fuori per ammirare i carri allegorici e gustarsi il ricco getto formato da 60 quintali di dolciumi tra cioccolatini e caramelle. D'impatto i carri dei maestri carristi, che finalmente dopo 3 anni hanno potuto vedere le loro opere sfilare su Viale Gramsci, grazie ovviamente ai 13 trattoristi impegnati al traino. Tra questi, Pacevolissimevolmente di Giovanni Sorcinelli in Arte Jox e Mauro Chiappa dell'associazione Fantagruel. Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima di Valeria Guerra e Gomma Piuma per caso? Pop Connection di Luca Vasilic e The Dark Side of the Moon di Matteo Angherà, questi ultimi due dell'associazione Carnival Factory. Carri resi ancora più vivaci grazie alle scuole di danza del territorio, che hanno animato con balli e coreografie d'impatto. Dopo 2 anni si è tornati alla normalità, sicuramente un'emozione. Sì, davvero bello. Finalmente si è tornati al carnevale che tutti aspettavano. Noi siamo molto contenti perché lavoriamo tutti per il carnevale di Fano, perché sia sempre migliore. Il tema della sua mascherata è particolare e anche la band è alquanto spettacolare. Certo, sì. Volevamo fare qualcosa di nuovo, di diverso, ecco. Far conoscere lo steampunk comunque un po' a tutti. Avete trasmesso tanta energia sicuramente al pubblico presente. Certo, quello che volevamo, trasmettere tanta energia, l'allegria soprattutto. Sì, è stato un anno di ripartenza, penso che oggi chiuderemo col botto. Stasera chiusi i portoni, chiuderemo l'anno 2023 e guarderemo al 24. Oggi tanta gente al Carnevale di Fano. Sì, il viale è pieno, sembra l'affluenza ci sia tanta e quindi cosa migliore non c'è. Anche lei vestito con i temi della sua mascherata. Sì, un omaggio al disco, ai Pink Floyd. Come sono andate queste 3 domeniche? Benissimo, un bel ritorno al Carnevale. Allora ci auguriamo che l'anno prossimo si faccia sempre di più. Ah certo, vi aspettiamo tutti quanti nel prossimo anno. La sfilata è poi proseguita col pupo dedicato a Samantha Cristoforetti, realizzato da Anna Mantovani, e al carro del gruppo folcloristico della Musica Rabita, dove il sindaco Seri ha consegnato una pergamena con il testo poetico di Elvio Grilli, che rende merito alla banda musicale. La sfilata pomeridiana è stata aperta come da consuetudine dalla presidente dell'ente carnevalesca Gian Marioli, accompagnata dal sindaco di St. Albans Harrison, città gemellata con Fano, e poi dal console italiano in Inghilterra Luciano Rapa, il senatore Antonio De Poli, il presidente dei marchigiani all'estero Franco Nicoletti e le rappresentanti delle batteriste italiane. Una bellissima giornata, abbiamo riportato il carnevale ai suoi antichi splendori e questo mi fa un'immensa gioia. Quindi viva il carnevale ormai è di tutta Italia, neanche più di Fano né delle Marche, ma dell'Italia. Ultimo appuntamento Martedì Grasso. Sì, adesso no, in realtà lunedì ci sarà il Consiglio Comunale del Carnevale nella sala del Consiglio alle ore 18 e martedì il gran finale con Giotti Vannelli e il Rogo del Pupo. Rogo del Pupo che si terrà sempre in piazza 20 Settembre alle ore 18.30.
E adesso guardate che cosa ha realizzato Thomas De Michele, 8 anni di Fano, che con giocattoli diversi e oggetti trovati in casa ha costruito dei mini carri allegorici. Come vedete dalle foto, l'ultima versione è pure illuminata. La nonna Anna ci ha raccontato che Thomas, amante del carnevale, ha iniziato a realizzare questi piccoli carri già dall'età di 3 anni, tutto frutto della sua fantasia. Al Palazzo del Carnevale domenica mattina è stato presentato l'annullo filatelico dedicato al Voulon, la maschera ufficiale del Carnevale di Fano. Il francobollo sarà disponibile per 60 giorni negli uffici postali. Via. Un appuntamento importante e anche emozionante questa mattina per il Carnevale di Fano con l'annullo filatelico. Assolutamente sì, è un momento molto particolare e anche significativo. E una delle cose forse più singolari, che non so se tutti l'hanno notato, questa non è stata una richiesta della carnevalesca di Fano alla quale, diciamo così, il Ministero del Made in Italy ha risposto positivamente. Questa è stata una individuazione da parte del Ministero del Made in Italy e del Ministro Urso, riconoscendo quindi di fatto a Fano la caratteristica di essere uno dei carnevali più storici e migliori e più belli d'Italia, più significativi d'Italia, e questa è una cosa molto importante. Importante per la città di Fano, importante per la Regione Marche, che io qui oggi ho l'onore di rappresentare. Il Presidente Acquaroli mi ha chiesto di essere presente questa mattina, ovviamente la cosa mi fa più che piacere essendo anche di Fano, essendo fanese. Quindi ecco, quello di oggi è un momento di grande riconoscimento e accrescimento per quel che riguarda il Carnevale di Fano. Che sia un carnevale storico lo sapevamo, che fosse un carnevale sempre ben accolto da tante persone, da tanta cittadinanza, da tanti turisti che vengono a Fano lo sapevamo. Ecco, essere un carnevale che è stato, diciamo così, notato, tenuto in considerazione a livello ministeriale e governativo, tanto da dedicarci questo momento del annullo filatelico di un francobollo apposito proprio sul nostro carnevale, ecco, ci rende, ovviamente ci dà soddisfazione, ci rende onore proprio alla città e a tutti coloro che per tanti anni, per decenni o per secoli addirittura hanno portato avanti questa splendida tradizione che ha fatto conoscere evidentemente la nostra città a livello nazionale e io credo anche internazionale. Apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Learco Menchetti e ad Anna Guidarelli, residenti a Fano, che venerdì 17 febbraio hanno festeggiato 60 anni di matrimonio. Ad inviarci questo messaggio di auguri sono stati gli amici Maddalena, Anna e Mario, a cui ci uniamo anche noi di Fano TV. Tra poco il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sarà ospite della nuova puntata di Primo Cittadino. Come sempre potrete intervenire in diretta chiamando o inviando un messaggio su WhatsApp. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo qua in studio.